Ciao, sono Bulle e oggi sono qui su Minecraft per iniziare una nuova serie che sfrutta ciò che è stato implementato nella 1.3, una delle maggiori aggiunte di questa patch. Come avete notato, sono in un villaggio. Non è un villaggio che ho trovato così per caso, ma ho usato un seed. Ho usato un seed. Poi capirete anche perché. Uno, perché non avevo voglia di cercare un villaggio e ci ho provato, ma ci ho messo quasi mezz'ora per trovarne. No, per. Ho cercato per mezz'ora e non l'ho trovato, quindi ci ho rinunciato. Ho cercato un seed. Poi vi dirò anche il secondo motivo. Però prima vi voglio spiegare cos'è questo quest to trade, che vuol dire ricerca per il commercio, missione per il commercio. Come sapete, hanno aggiunto il commercio. Con i paesani. Quindi io in questa serie voglio completare tutte le quest, tutti i commerci che sono possibili in questo villaggio. Io accetterò delle quest utilizzando anche della grafica in sovrimpressione, cioè io non vedrò quello che vedrete voi, però voi vedrete in una zona dello schermo le quest che accetterò. E quindi, dato che non vuole essere una serie dove sto gli episodi a scavare, ho deciso di prendere anche questo seed, perché dal fabbro c'è anche questa chest qui con 9 diamanti e un iron chest plate. Perché non volevo fare la serie su cosa, cioè su andare a cercare materiali, minerali, eccetera, ma solo su quello che mi chiedono loro. Come ad esempio. Allora, ad esempio questo mi chiede 15 polli crudi. Quindi mi chiede 15 polli crudi per avere uno smeraldo. Quindi io adesso accetto questa quest e vedrete in una qualche zona dello schermo una grafica con chi mi ha dato la quest e cosa mi dà in pratica. In pratica questa, diciamo. Vabbè, comunque mentre sto parlando voi già lo vedete. Adesso sto guardando un po' tutti i paesani per scegliere chi, cioè per scegliere quali quest, perché ad esempio quelle con lo smeraldo io non le posso ancora fare. Quelle che mi chiedono uno smeraldo per qualcos'altro, come. Ah, questo si può anche fare. 16 carni crude per uno smeraldo. E poi, come sapete, appena ne concludo una, come ad esempio in questo caso il macellaio, questo qua è il macellaio. Ho imparato anche a riconoscere tutti i 5 tipi di paesani. Cosa difficile e complicata. Quello là è il prete. Il macellaio avrà tipo un effetto quando completeremo questa quest qua. E ce ne darà un'altra. Quindi quando mi è venuta in mente questa cosa qui mi sembrava carina. E quindi ho. Accidenti, dov'è? E quindi ho intrapreso questa serie. Va bene, iniziamo subito, vabbè adesso prendo subito i due diamanti così mi faccio una spada. E poi anche perché c'è un tempio del deserto lì. C'è anche un tempio del deserto qua vicino, come potete vedere. Però non lo esplorerò subito perché non so quello che c'è dentro, anche se c'è scritto sul forum, non volevo. Sul forum dopo ho preso il seed, che tra l'altro vi metterò in descrizione il seed. Non volevo saperlo. Perché va bene che. Vabbè, la chest, c'era un'immagine gigante della chest, quindi non potevo evitare di non vederla. Quindi adesso voglio subito completare una delle due quest, che mi chiede o 15 polli crudi o 15 carni crude.
Beh, credo di completarla. Eccola, tre. Allora, quelli sono tre o due, vabbè, sheep, pecore, che le userò per fare il letto, che non è lontanissimo questo dallo spawn, però è sempre meglio. Ah, questo qua ha altre 15 carni. Quindi queste qua sono 15 carni. Queste però sono di forse mucca o mucca o mucca. Vabbè, comunque mi dà sempre uno smeraldo. Le queste le posso anche rifare, quindi se tipo trovo 30 carni mi dà due smeraldi. Ora voglio trovare, questo è il fabbro. Ora voglio trovare una workbench senza che la costruisca. Eccola qua, trovata. Tac, tac. Così mi faccio subito una spada. E vado a prendere la lana, così mi posso fare il letto. Perché, come dicevo, non è lontanissimo dallo spawn questo villaggio. Però è sempre comodo, sempre meglio essere proprio lì. Allora, dov'era? Eccole lì. Forse sono tre. Naturalmente dovrò anche difendere il villaggio. Inizialmente sarò in easy, cioè in easy, in peaceful, però quando mi chiederà ad esempio delle cose mi dovrò mettere in easy o anche hard o anche normal. Quindi mi sembra il caso. Allora, no workbench, il fabbro non ce l'ha, perfetto. No, il fabbro non ha una workbench. Naturalmente dovrò anche evitare di morire. Cioè, posso morire, però meno muoio meglio è. Perché non è mai bello morire in Minecraft. Questo 16, questo qua è un'altra questa. Oh, quanto è questo? Questo è 16 polli crudi per uno smeraldo. Quanto è questo? Quante? Qua c'era la workbench. Sì. Allora, adesso mi faccio subito il letto e me lo piazzo in casa di qualcuno. Così. Me lo piazzo tipo qua. Ok. Poi mi devo ricordare di venire a dormire la notte. Quindi andiamo alla ricerca di polli crudi. No, però prima mi sa che mi conviene fare un po' di panini. Mi conviene fare panini. Anzi, mi sa che mi conviene proprio. Tac, tac, tac. Là c'era un coso. Sta anche venendo la notte. Quindi col giorno andrò a cercare polli crudi. Giusto, sta venendo la notte? Sì, più o meno. Col giorno cercherò polli crudi. O polli crudi o carne crudi, in base a quello che trovo. Intanto ho visto che le serie parallele che sto portando avanti, vedo che riscuotono successo, quindi è una cosa che mi fa piacere sapere che le cose, come si chiamano? Le serie che sto portando avanti piacciono anche a voi. Mi fa piacere. Ho ripiantato? No, stai via, va. Stai via. Devi solo stare via. Dov'era il letto lì? Mi sa di sì. Lo sto qua, ha chiuso la porta. Ok. What? Ok, ora ho anche salvato lo spawn e andiamo alla ricerca dei polli o delle carni. Lì. Già vedo un qualcosa per la quest. Tac.
Tu sei parte della mia quest. Ok, quindi questo mucca. Ok. Io mi sa che la completerò velocemente. Ah sì. Sono già quasi a metà. Ok, ho superato la metà. Però prima di consegnare questa quest, farò anche un giro per vedere se trovo anche altro. Ok, quest completata. Poi se trovo anche delle mucche, cioè magari arrivo a 30, così prendo due smeraldi. Ok, dai, tu me ne devi dare due, eh? Devi dare due. Tre me ne date. Ah, vai, c'ha tre me ne date. Non me l'aspettavo. Allora, vediamo se cosa riesco a trovare. Lì c'è il mio villaggio, mi raccomando, non mi devo perdere. Lì c'è il mio villaggio. Ripeto che lì c'è il mio villaggio. Poi lì qua non ce ne sono, lì ci sono solo mucche, lì c'è ancora puzza di lava. Beh, sia chiaro, io di questo mondo qua che ho generato casualmente, che ho generato col seed, conosco solo il villaggio, il resto, il villaggio e il tempio del deserto. Il resto non l'ho esplorato. Non so se ci sono tipo caverne o robe così. E riesco a completare anche l'altra di questo. Si inizia bene con questo episodio. Come primo episodio si inizia veramente bene. Ah, sei morto. No. Poi non ho sbatta di ritornare su. Quindi ammazzerò il maiale che c'era qui. C'era un maiale qui. Eccolo. Ero già pronto a chiamare Mistero per sapere dove ero. Che bello, quello là manda a fuoco tutti. Ah, ci sono anche i polli. Oh mio Dio, si inizia benissimo questo episodio. Questa serie si inizia veramente bene. Però i polli mi sa che ce ne sono di meno. E perché dando un coso di... cioè dando un pollo crudo ogni pollo, ovvio che ce ne sia. Ovvio che ce ne siano di meno. Però non ho ancora completato la quest del maiale. Uffa. Vediamo se riesco a ritornare in quella cava leva. Cava, quella cosa. No, basta mucche. Ho già 31, già basta in avanzo. Basta mucco, ho detto basta mucca. Ah, lag. Vai. Why you're lagging? Dov'è? Dio, ho perso una cava. E non c'è neanche uno stupidissimo maiale. Ma neanche un maiale, cioè. Uno stupido maiale. Vabbè, ora qua possiamo anche mettere. Perché hanno spostato il tasto? Altri polli. Altri quattro polli. Vai, manca un maiale. Un misero e stupidissimo maiale mi serve. Dai, vi prego, uno. Altri polli, va bene. Stupidissimi polli. Ah, adesso mi servono tre polli o maiale. Nah. Tre polli o un maiale. Non ti sto chiedendo la luna quadrata. Solo tre polli o un maiale.
Zombie. Maiale. Più maiali. Beh sì, teoricamente potrei anche fare un allevamento di maiali. Effettivamente non è una brutta idea. Ok, allora 23. Me ne servivano 16. Oh, me ne servivano 16. Ora vediamo se faccio un ultimo girettino. Ancora per tipo un paio di minuti. E poi se non trovo nessun pollo torno indietro perché mi sto anche perdendo. Sono un idiota, mi sto perdendo. No. No, mi sto perdendo. Accidenti, mi serve quella bussola lì. Devo al più presto fare un pollo. Oh, eccolo lì, mamma mia, meno male. Pollo. Chicken. Chicken. Devo subito comprare quella. No, no, però me ne manca solo uno, uffa. Quanto mi dà fastidio quando mi manca un pollo o un maiale. No, dai, non è possibile. Non è che sono tipo respawnati proprio così. Dai, non è possibile, non ci credo. Eccolo lì. Ultimo pollo, ho fatto anche l'uovo. Ho fatto anche l'uovo. Che non si è neanche schiuso. Fai schifo. Oh, completo subito tra questo. Completo subito tra questo. Ma why? God why? Però il fatto che non mi ricordo chi me le ha date. Ma il macellaio forse sì, forse il macellaio sì. Quindi te la posso completare. Ok, già due smeraldi ragazzi, due smeraldi. Oh sì, due smeraldi. E quindi la prossima quest? Illuminati d'immenso. Sette smeraldi per una sella, te la puoi anche tenere. No, non è vero, farò anche quella più tardi però. Prima i miei smeraldi dovranno prima andare al compass. Tu cosa mi hai chiesto? 16 polli crudi? No, io ho preso quello da 15. Il prete non credo che mi abbia chiesto roba. Neanche lui. Ah, da. Cosa scappi? Allora. Tu? Nulla. Sei quello di prima. Ok, bellissimo, non riesco più a trovare chi mi ha dato la quest, ragazzi, non ci credo. Questa la prenderò nel prossimo episodio. Che cosa fantastica, lo ammetto, è una cosa bella. Passare le ore a trovare chi ti ha dato la quest, passando anni e anni. Devo anche mangiare. Forse tu. Sì, no, tu sei quello da 16. Perché io c'ho quello da 15? Questo chi è? Questo qua è il fabbro, vero? Bello, sta anche diventando notte. Io sono anche in easy. Dai, uno di voi due. Allora, il macellaio ce l'ho già fatto. Eccoti qua. Quindi 15 polli crudi. Te li do e mi dai. Ah, oh my god. Mi dai un terzo smeraldo. Quindi, allora, invece no. Tu 16, ok? Va bene, c'ho anche il tuo. Non so cosa ho fatto, va bene. Ok, ragazzi, ho ottenuto addirittura 4 smeraldi subito nel primo episodio. Il che è una cosa fantastica. Cioè, bellissimo.
Quindi nel prossimo episodio non so cosa farò, mi sa che completerò... Ah, la mia spada di diamante. Mi sa che completerò la quarta quest che mi rimane. Quindi ora torno nella mia bellissima casetta, di cui non ricordo l'ubicazione. Forse questa? Sì, è questa. E ciao a tutti. Ciao.